contact able. Last bearing. Fire 3. 7 5. Sì, è molto vicino. Very strong propeller noise. Lost contact able. Parecchio vicine. Surface radar has a new contact. Bearing 311. Range 4700 yards. New course 311. Course 311. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Benvenuti in Destroyer. Oggi stiamo dando la caccia a un U-boot tedesco. Contact. Able now bears 311. Range 4400 yards. Nel pieno dell'Oceano Atlantico. Ready depth charges. Shallow pattern. Questo gioco è una demo di un gioco che appunto uscirà il prossimo anno. Now bears 309er, range 3900 yards. Start tracking contact. Target acquired. E simula appunto l'esperienza di una caccia torpediniera a scorta di un convoglio in pieno Atlantico. Range 3000. Contact able now bears 3. E abbiamo effettivamente 3400 yards. 307. Sonar combat. Investigate arc 2 6 3 through 3 5 3. Combat sonar investigating arc 2 6 3 through 3 5 3. Sonar eye. Contact able now bears 304, range 2900 yards. Lost contact able last bearing 303, last range 2700 yards. Allora, il nostro contatto è a 2900 yard a 303, che è circa così. Il gioco sostanzialmente è cercare di ribeccarlo e bombardarlo. Era a 303, quindi sonar contact bearing 298, range 2200 yards. E l'abbiamo ritrovato fortunatamente con last bearing 293, last range. L'abbiamo beccato e perso. Rallentiamo un po'. All engines ahead 2/3. Aye, sir. Allora, questo è lo schermo fondamentale per riuscire a capire. Allora, l'ultimo contatto era 293. Regain contact. Eccolo qua. Bearing 289, range 1700 yards. Very strong propeller noise. Contact able. Now bears 294, range 1600 yards. Very strong propeller noise. E qui cominciamo a capire la direzione e il puntamento del nostro avversario. Allora, questo tavolo è un tavolo di Dead Reckoning. Range 1400 yards, bearing drifting left. Allora, è a 284, 1400 yard. È un po' oltre il righello. Mettiamo a 1200. Allora, andiamo a 270. 5 range 1200 yards. Estimated depth shallow. New course 270. Course 270. Aye, sir. E a 275 per 1200. Ok, più o meno è qua. E allora, questo è un è veramente difficile parlare in questo gioco, considerando che mi danno un 263 a 1000 yard. Questo tavolo di carteggio è appunto fatto per
ha un sistema di navigazione inerziale che vediamo qua e mostra la posizione della nave con questa luce che viene da sotto il tavolo, è una luce che viene mossa con questi cavi, è un oggetto vero che era sulle navi fino a pochi anni fa, negli ultimi anni logicamente era un backup della navigazione GPS. .242 600 yard. Ok, quindi andiamo per 240 e andiamo a sistemare il sistema di mira. Qui bisogna scegliere la velocità e come si dice, la velocità, che è questa barra qua, e la profondità a cui vogliamo colpire, e quindi bisogna allineare queste righe. Quando questo colpisce, quando questa riga, che è sostanzialmente la distanza, intanto hanno visto il periscopio. Allora a questo punto possiamo inseguirlo già da bordo. E qui abbiamo la bussola, giustamente. Abbiamo la bussola. Allora dicevamo, quando il sonar, questa è la distanza, questo è più distante, meno distante, se si avvicina o si allontana, e quello più o meno ci dice. E in fondo vediamo anche nella nebbia il convoglio, e il nostro obiettivo è non farlo neanche avvicinare al convoglio, se riuscissimo. Contact Able now bears 103 range 300 yards estimated depth shallow bridge starboard lookout object 1/3 to the horizon bearing 100 appears to be periscope feather rudder amidships. Ok, a questo punto esce questa finestra che ci dice che ci siamo quasi. Allora, sostanzialmente deve arrivare a zero. Range 200 yards estimated depth shallow rudder 20 degrees right rudder 20 degrees right aye sir. Il grosso problema è che quando arriviamo proprio sopra al sottomarino avversario, il nostro sonar non lo rileverà più, perché entrerà in un cono d'ombra. Allora, sta girando a destra e sta scendendo di profondità. Direi che a questo punto tiriamo. Ed effettivamente vediamo. A questo punto possiamo girare un po' in tondo. E cercare di ritrovare il contatto, che era a 179, quindi sud. Possiamo vedere se per caso. Sonar combat investigate arc 145 through 235 combat sonar investigating arc 145 through 235. Se ora girando in tondo lo ritroviamo. Questa è la fase più critica, ovvero quando si perde il contatto, ritrovare
ritrovarlo il più velocemente possibile. Rimetto le depth charge a in base alla quota minima. Questa è la quota di lancio delle bombe di profondità. La quota del sottomarino la può stimare il nostro detto sonar, ma il sonar non è abbastanza preciso da calcolarla. Possiamo appunto calcolare le distanze perché è un sonar attivo, pinga. Come si sente, ping ping, e questa è dove viene marcata la distanza, mentre questo indica la direzione destra o sinistra se il segnale sta andando verso destra o verso sinistra. Non Sonar, combat, investigate arc 1 lo stiamo beccando, quindi 0 3 allarghiamo 8 il 0. Combat sonar, investigating arc 1 0 allarghiamo la0 through 2 8 0. Sonar eye. l'arco di ricerca. Stiamo quasi completando un cerchio. E a questo punto tenderei a credere che sia andato nella direzione del convoglio, che è più o meno davanti a noi, a 1,60, quindi più o meno sempre sull'arco posteriore. Allora, rimettiamoci Rudder dritti. amidships. Rudder amidships. Aye, sir. E penso che sia in questa Sonar, this is the posizione. captain. Perform active search. 0, 2, 3, 2, 2, 0, 3. Active search. 0, 2, 3, through 2, 0, 3. Aye, sir. Regain contact. Able. Bearing. 1, 2, 0. Range 300 yards. Contact. Ed è Able. molto No vicino, è bears. già a 1, 300 2. yard. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Contact making a sharp right turn. Estimated depth medium. Contact able. Now bears 0, 7, 4. Range 200 yards. Contact Ha girato a increasing destra, depth. ma adesso noi lo dovremmo ribeccare più o meno a sinistra. Il problema è che ora ci troviamo a navigare molto vicini alle navi che stiamo scortando e dobbiamo stare attenti. Contact. Fire 2. Rudder 30. Fire 3's right. Rudder 30. E siamo 3's comunque right. abbastanza Aye, sir. vicini. Non so se l'abbiamo danneggiato. Lost contact. Able. Last bearing. 1. 1. 0. Last range. 100 yards. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. E ritorniamo a circolare. Adesso. Poor lookout. Merchant ship. CBDR. Bearing. 1. 8. 0. Range closing quickly. I say again. CBDR. Bridge. Poor lookout. Merchant ship. CBDR. Bearing. 1. E qui 9. il nostro. 9. Range closing quickly. I say again. CBDR. Questa voce allarmata è appunto che stiamo per andare a sbattere con un'altra nave che però fortunatamente ci è passata abbastanza attorno. Le navi non mi sembrano così furbe da schivarci. Il sonar adesso. Sonar, combat, investigate arc 0, 5, 2, through 2, 3, 2. Combat sonar, investigating arc 0, 5, 2, through 2, 3, 2. Sonar eye. Steady as she goes. Eye. Steady on course 1, 9, 4. Sonar, combat, investigate.
Investigate arc 0, 0, 2 through 1, 8, 2. Combat sonar. Investigating arc 0, 0, 2 through 1, 8, 2. Sonar eye. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. E allora adesso non vorrei andare a sbattere. Andare a sbattere, ma. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Allora, volevo vedere un'altra cosa in questo momento nel radar. Sì, il convoglio è tutto a est. Il problema di avere il convoglio a est è che non è detto che, cioè può anche darsi che new course 090 course 090 aye sir. Non è detto che appunto avendo il convoglio ad est non il rumore del sottomarino non sia schermato dal rumore delle eliche del convoglio. L'ideale appunto è riuscire a tenerlo più distante di così. Adesso siamo già troppo vicini. Allora, torniamo un momento al radar. Radar ora ci dice che il convoglio è a nord. Col sonar torniamo a elaborare questo. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3, 0, 9, 2, 1, 2, 9. Ecco. Active search. 3, 0, 9, 3, quella che abbiamo 1, sentito 2, è purtroppo 9, aye, sir. L'esplosione. Una nave che è stata colpita, probabilmente questa, e non stiamo facendo bene il nostro mestiere, come immaginabile. E abbiamo già perso una nave. Allora andiamo a nord e cerchiamo di ribeccare questo dannato. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2, 6, 9. 2, 0, 8, 9. Active search. 2, 6, 9 through 0, 8, 9. Aye, sir. E temo che sia proprio schermato dal convoglio, perché non lo stiamo assolutamente vedendo. Il massimo che... ecco, la seconda nave. La seconda nave è stata colpita. Penso che ormai ci sia poco da fare. Però possiamo accelerare un po'. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Mi sperare almeno di vedere il periscopio. Cosa che dovrebbero fare le nostre vedette. Penso che il mio record è stato perderne 7 a un certo punto. E mentre il record positivo di danneggiamento, sono riuscito a fare dei danni lievi facendogli perdere un po' d'olio, che però non sono neanche riuscito a tracciare in modo da inseguire. No, in realtà in una partita sono arrivato a 40 minuti, la demo dura un'ora, senza che il sottomarino riuscisse a avvicinarsi al convoglio. Però penso che dipenda anche molto dalle condizioni iniziali. Oh! Allora, 3-3-3. 3-3-3. Contact. Able. Now bears 3-0.
upwards. Bearings drifting left. New course. 300. Course 300. Aye, sir. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Ok, cominciamo la caccia di nuovo. Ready depth charges, shallow pattern. Bridge, port lookout, merchant ship, CBDR, bearing, 2, 2, 3. Ecco, adesso potremmo sbattere. Contact, able, now bears, 2, 5, 6, range, 400 yards, estimated depth, shallow. Bridge, port lookout, merchant ship, CBDR, bearing, 2, 2, 1. Dai, ci passa, non ci becca. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Contact, able. Now bears, 2, 2, 2. Range, 400 yards. Estimated depth, shallow. Bridge, port lookout. Object, 1/3 to the horizon. Bearing, 2, 0, 2. Appears to be, periscope feather. Contact, able. Now bears, 1, 9, 2. Range, 300 yards. Very strong propeller noise. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Okay. Contact. Able. Now bears. 1, 8, 1. Range. 200 yards. Contact making a sharp left turn. Bearing steady. Rudder. 5 degrees right. Aye, sir. Allora, vediamo se riusciamo a beccarlo. Vediamo il ponte. Contact, able. Now bears, 1, 6, 5. Range, 100 yards. Wake on right cut. Rudder, 25 degrees left. Rudder, 25 degrees left. Aye, sir. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Stiamo girando, sta girando anche lui, siamo più o meno a meno di 100. Contact, able, now bears, 0, 8, 4, range, 100 yards, strong propeller noise. Proviamo ad allentare un po'. All engines ahead 1/3, aye sir. Contact, able, now bears, 0, 4, 9, range, 100 yards, wake on right cut. Stiamo continuando a girare abbastanza lentamente, a più o meno la stessa distanza, lo vediamo qua. Contact, able, now bears, 0, 2, 3. Range, 200 yards. Wake on right cut. È a 0, 2, 3. Ok. All engines ahead, abbiamo dato un po' di distanza. La nave è strana, cioè gira lenta. Contact. Si rallenta. Bridge, port lookout, object 1/3 to the horizon, bearing 3, 3, 8, appears to be periscope feather. Contact, able, now bears 3, 3, 2, range 200 yards, very strong propeller noise. Ok, lo stiamo quasi riprendendo. Degrees left. Rudder, 20 degrees left, aye sir. Ora riguardiamo sul sonar. Ok. Contact, able. Now bears 2, 8, 5. Range 100 yards. Estimated depth shallow. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Continua a girare. Yards.
Allora, prova a tirare una prima salva. E vedo che sta cadendo abbastanza vicino ad occhio. Sì, è molto vicino. Parecchio vicine. Se non l'ho danneggiata con questa. Oh, oil slick, perfetto, perfetto. Un po' di danni li abbiamo fatti, perfetto, grande. Adesso devo vedere se... Beh, io intanto tiro un'altra bomba. Qui intanto c'è l'olio. Sonar investigating arc 006 through 186. Sonar I. Sonar, this is the captain. Perform active search. Io qua l'olio non lo vedo, ma neanche. Active search 076 through 256. I sir. Oil slick bearing 312 relative. Three, one, two, relative, dovrei vederlo da prua. Oil slick, bearing 2, 9, 3, relative. Però dovresti dirmi. Oil slick, bearing 3, 4, 4, relative. 344 relative. Sonar combat investigate arc 305 through 125. Investigating arc 305 through dovrebbe essere 230. I sir. Oil slick bearing 050. 050. E non le vedo. Dobbiamo andare a 050. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Oil slick. Bearing 270. Relative. Sonar combat. Investigate arc 320 through 140. Combat sonar. Investigating arc 320. Through 140. Sonar I. Sonar, this is the captain. Perform active search. 340270. Active search. 340. Through 070. I, sir. Oil slick. Bearing 2.
9, 3, relative. Sonar, combat. Investigate arc 2, 2, 8 through 3, 1, 8. Investigating arc 2, 2, 8 through 3, 1, 8. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Oil slick. Bearing 3. Io non le vedo. Relative. Proprio queste. Oil slick. Bearing 2, 7, 3, relative. 273 relativa. Io non lo vedo. Boh, forse quella è la cacciatore. Bearing 2, 4, 3, relative. Bridge, starboard lookout. Object 2/3 to the horizon bearing. 0, 1. Ok, abbiamo uno 016 000. Course 000. Course 000. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 313 through 043. Investigating arc 313 through 043. Aye, sir. Bridge, poor lookout. Object 2/3 to the horizon. Bearing 011. Relative. Appears to be periscope feather. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Bridge, starboard lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 016. Relative appears to be periscope feather. Quasi a 2. 020. 020. Course 020. Aye, sir. Bridge, starboard lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 015. Relative appears to be periscope feather. Sonar, combat. Investigate arc 334 through 064. Investigating arc 3. Non lo becco. 4 through 064. Aye, sir. Regained contact. Able. Finalmente. 009. Relative. Range 600 yards. 009. Contact. Able. Now bears 009. Relative. Range 500 yards. Contact increasing depth. Allora a questo punto si è accorto che l'abbiamo beccato. Contact. Able. Now bears 022. Relative. Range 300 yards. Bearings drifting right. 022. Contact making a sharp right turn. Weak propeller noise. Ready depth charges. Shallow pattern. Ecco, possibilmente ridammi il radar, il contact able now bears 088 range 200 yards wake on left cut hard right rudder hard right rudder hard right rudder aye sir fire 1 fire 2 a questo punto abbiamo molta fortuna fire 3 ready depth charges shallow pattern e non siamo così distanti neanche stavolta però penso si sia buttato sotto. Ok, facciamo un giro in tondo, vediamo se lo ribecchiamo. Allora, a questo punto il sonar può ricontinuare a ricercare più o meno in questa zona. L'ultimo rilevamento era 160, ma abbiamo fatto un giro e lui dovrebbe essere andato avanti. Sonar, this is the captain. Perform active search. 339-2069. Active search. 339-069. Aye, sir. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Abbassiamo la velocità.
E vediamo se adesso rimettendoci dritti. Steady as she goes. Steady on course 0, 2, 3. C'è modo di ritrovarla. Combat. Investigate arc 2, 9, 4 through 1, 1, 4. Combat sonar. Investigating arc 2, 9, 4 through 1, 1, 4. Sonar I. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3, 1, 8, 2, 1, 3, 8. Active search. 3, 1, 8 through 1, 3, 8. Aye, sir. E purtroppo è molto vicino al convoglio di nuovo. E se non lo rivediamo subito, il rischio comincia a essere alto. Non penso di averlo lasciato indietro, nonostante tutto. Ok, stiamo di nuovo andando a sbattere. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left, aye, sir. Il sonar ci mette veramente tanto a fare una scansione, perché guarda una direzione alla volta, angoli abbastanza stretti, fa un ping e poi probabilmente abbiamo un idrofono solo per ascoltare il ping di ritorno e le eliche e quindi Rudder amidships. Rudder amidships, aye, sir. E quindi quello che becchiamo, becchiamo. Non possiamo fare scansioni molto larghe. Logicamente stiamo parlando di navi della Seconda Guerra Mondiale con ancora quello che era un sonar molto primordiale rispetto a un gioco, rispetto a un gioco, rispetto a un ai sistemi moderni. E questo vale logicamente anche per gli U-Boat. Tra l'altro, pensavo a un Bridge, certo. poor lookout, torpedo in the water. Barry, Eccoci. 1, 9, 5. Torpedo in acqua che non vedo. Tra l'altro, questo bot ha un po' la tendenza a colpire, a andare a colpo sicuro ogni volta che tira un siluro. Non ha un siluro che non funziona, non ha un. Forse c'è andata di lusso però stavolta. Non penso. Comunque 195, quindi devo assolutamente mettere. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 8, 7, 2, 2, 6, 7. Sonar, this is the captain. Perform active search. 1, 5, 2, 2, 2, 4, 2. Active search. 1, 5, 2 through 2, 4, 2. Aye, sir. New course. 180. Course 180. Aye, sir. Regain contact. Able. Bearing Ecco 1, appunto, 8, dicevamo. 2, range 1,400 yards. Bearing steady, contact, able, now bears 1, 8, 4, range 1,400 yards. The convoy has been hit. Bearing steady.
Allora, la nave è 184. Allora, 180. New course 180. Course 180. Aye, sir. Contact Able. Now bears 173. Range 1300 yards. Wake on right cut. Ne abbiamo assolutamente perso. Ci ha dato 1300 yard. Adesso cerchiamo di ribeccarlo. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. New course 160. Course 160. Aye, sir. Bearing steady. Allora, dammi un altro rilevamento. Contact Able. Now bears 167. Range 700 yards. Contact increasing depth. Logicamente va sotto a 700 yard. Ok, a questo punto ready depth charges medium pattern contact able now bears 173 range 400 yards contact increasing depth hard right rudder hard right rudder aye sir hard left rudder hard left rudder aye sir hard right rudder hard right rudder aye sir. Fire one. Contact. Able. Now bears. Fire two. 2, 1, 5. Range. 100 yards. Wake on left cut. Fire three. Lost contact. Able. Last bearing. 2, 1, 5. Last range. 100 yards. Ready depth charges, shallow pattern. E anche stavolta li siamo andati vicini. Ma non sembra che lo stiamo colpendo a sufficienza. Steady as she goes. Aye. Steady on course 305. Sonar, this is the captain. Perform active search. 1, 5, 5, 2, 2, 4, 5. Sonar, this is the captain. Perform active search. 1, 1, 0, 2, 2, 9, 0. Active search. 1, 1, 0, through 2, 9, 0. Aye, sir. Allora, dovrebbe essere in realtà in questa direzione. Sonar combat. Investigate arc 0 5 7 through 2 3 7. Sonar combat. Investigate arc 1 0 3 through 1 9 3. Combat sonar. Investigating arc 1 0. Proviamo a girare a 0,90. Sonar eye. New course 0 9 0. Course 0 9 0. Sir. L'ultimo passaggio è stato un avvicinamento allucinante, in effetti. Ho spostato del tutto sto affare. Dovrebbe stare più o meno qui. Proviamo a allargare.
5, 7, through 1, 7, 7. Combat sonar, investigating arc, 3, 5, 7, through 1, 7, 7, sonar eye. Il nostro convoglio comincia a essere di nuovo a nord. Poi non capisco se dovrebbe essere a est invece che a nord, però a est stiamo andando noi. In teoria il convoglio dovrebbe andare da ovest a est, attraversando dagli Stati Uniti all'Europa. Però sembrerebbe proprio andare verso nord. Allora, mettiamoci in 000. Course 000. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 309 through 129. Combat sonar, investigating arc 309 through 129. Sonar eye. E qui siamo ancora nelle mani delle vedette, perché il sonar la vede dura che becchi effettivamente qualcosa. Di nuovo abbiamo ancora un 10 minuti in questa demo. A questo punto andrei fino alla fine. Regain contact. Eccolo qua. Bearing 3 2 0 range 600 yards. Bearing steady. Contact able. Now bears 3 1 7 range 600 yards. Wake on right cut. New course 3 1 0. Course 3 0. Aye, sir. Ok, rimettiamo la luce un po' al centro. 310. Contact able. Now bears 307 range 600 yards. Contact increasing depth. Ready depth charges medium pattern. Ok, il TRR lo mettiamo. Contact able. Now bears 3 1 0 range 400 yards. Estimated depth medium. Il medio. E ora cominciamo di nuovo a tracciarlo. Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. Contact able. Now bears 3-2-0, range 300 yards, wake on left cut. Steady as she goes. Aye. Steady on course 3-2-9. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Bridge, poor lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 3-5-3, relative. Appears to be periscope feather. Steady as she goes. Aye. Steady on course 3-2-4. Ready depth charges. Shallow pattern. Contact. Able. Now bears 3, 2, 6. Range. Ma 200 yards. Allora, vedetta che avevo visto. Rudder 15 degrees right. Rudder 15 degrees right. Aye, sir. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 3, 3. 9, range 100 yards, strong propeller noise. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Contact able. Now bears 3-5-2, range 30 yards, very strong propeller noise. Ok, a questo punto dovremmo averlo. Siamo proprio passati sopra
O se non lo prendiamo qua. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Ready depth charges. Shallow pattern. All engines ahead 1/3. All engines ahead. Proviamo a diminuire la velocità. Mi sa che è l'unica. Spero di averlo danneggiato di nuovo. Però ogni volta che riduco la velocità non curva più sta nave. Riproviamo. Andiamo a vedere un po'. Dovrebbe essere più o meno qua. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3, 3, 4, 2, 1, 5, 4. Active search. 3, 3, 4, through 1, 5, 4. Aye, sir. L'angolo di curva è abbastanza. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 2, 6, 5. Relative. Appears to be periscope feather. Sonar, combat. Investigate arc 1, 0, 6 through 2, 8, 6. Sonar, this is the captain. Perform active search 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1. Sonar, combat. Investigate arc 2, 2, 1 through 3, 1, 1. Combat sonar. Investigating arc 2, 2, 1 through 3, 1, 1. Sonar, I. Sonar, this is the captain. Perform active search 2, 2, 6, 2, 3, 1, 6. Active search 2, 2, 6 through 3, 1, 6. Aye, sir. New course 2, 6, 5. Course 2, 6, 5. Aye, sir. Niente. Bridge, poor lookout. Torpedo in the water. Eccoci qua. 8, 6. Abbiamo un altro bel torpedo in acqua. Un altro siluro in acqua. E mi sa che ci giochiamo un'altra nave. Vabbè. D'altronde. Eccolo lì. A questo punto non vedo, non trovo più neanche il convoglio. Oh. Andiamo assolutamente nella direzione sbagliata. We have just lost a ship. We have lost four ships so far. Vabbè, quattro navi, dai, non è neanche così male. Vorrei andare a 45. New course 0, 4, 5. Course 0, 4, 5. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. E possibilmente a sonar, questo punto. Combat. Investigate arc 3, 4, 3 through 0, 7, 3. Combat sonar. Investigating arc 3, 4, 3 through 0, 7, 3. Sonar I. Sonar. This is the captain. Perform active search 2, 9, 8, 2, 1, 1, 8. Active search 2, 9, 8 through 1, 1, 8. Non ho ben capito cos'è questa curva ad angolo, forse era finito il foglio.
E direi che a questo punto non lo ribecchiamo più. Andiamo un momento in visuale esterna. Il convoglio è molto avanti. Purtroppo è meglio non accelerare oltre standard, se no il sonar non sente più nulla. Ma direi che dato che abbiamo fatto abbastanza danni e abbiamo solo 4 minuti, quindi non penso che riusciremo a riagganciarlo e fare più di un paio di passaggi, dato che non l'abbiamo distrutto fino ad ora, interromperei qui, vediamo il risultato. Vai al menu principale. Sì. Abbiamo fatto dei danni trascurabili all'UVOT, però se non altro abbiamo fatto dei danni. E abbiamo perso 4 navi. Logicamente questa demo per ora mostra solo questo tipo di missione e gli sviluppatori dicono che integreranno altri strumenti, altre modalità di attacco, probabilmente anche degli aeroplani, immagino, almeno per qualche missione, e di sicuro anche delle altre torpediniere, cacciatorpediniere ad aiutarci e naturalmente più U-Boat ad attaccare contemporaneamente, un classico Wolfpack. Il gioco appunto uscirà l'anno prossimo e penso che potrebbe essere uno dei giochi a cui sarò interessato per il prossimo anno. Bene, spero che vi sia piaciuta questa demo e penso che prima o poi torneremo nelle simulazioni della Seconda Guerra Mondiale con un simulatore di U-Boat. Quindi alla prossima!